RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati a 3 minuti con. Oggi ritroviamo un amico, un artista di livello internazionale. Pensate, più di 11 milioni di dischi venduti. Inoltre anche una scrittrice ai microfoni di RMO. Benvenuto a Ivana Spagna. Grazie, grazie. Allora, abbiamo detto cantautrice e scrittrice perché proprio oltre alla tua biografia hai scritto anche un altro libro che sarà capitato anche a te, più introspettivo, sì, e che parla di fenomeni privi di spiegazione razionale. E guarda, questo è un libro che prima di scriverlo si è impiegato tanto, perché mi aspettavo dei commenti, perché quando parli di fatti straordinari di questo genere, minimo sei preso per matta. Però a un certo punto ho detto, io li vivo queste cose, e le ho scritte anche perché ero convinta che tanta gente le vivesse. Ed è vero, perché sono piena di mail, lettere, di persone che vivono queste situazioni. Si tratta di sogni premonitori, si tratta di incontri in sogno con i cari che sono defunti, che ti annunciano qualcosa che succederà, e succede sempre dopo pochissimo. Insomma, e poi tante altre cose più pesanti che a dirle in 2 minuti o 3, insomma, non sì, sembro matta davvero, però è tutto vero, tutta realtà. Adesso stiamo facendo anche l'audiolibro, perché ha avuto 5 ristampe. Grazie. E l'editore ha voluto fare anche l'audiolibro, per cui per l'estate esce anche quello. Beh, un bellissimo anche l'audiolibro, ti facciamo i complimenti per le 5 ristampe, e sono sicura, grazie, che tanti si saranno ritrovati nel tuo libro, come mi sono ritrovata anch'io in effetti, parlando di questi fenomeni. Torniamo adesso sulla musica, perché venerdì 1 giugno avremo l'onore di poterti ascoltare dal vivo ad Adro, al Teatro Mucchetti, alle ore 21. Esatto, sarò lì per questa serata, e naturalmente non è il concerto vero come faccio tipo proprio il giorno dopo che sono a Pescara col gruppo, che quello è il tour, perché lì avrei, cioè in quei casi lì ho tutti i miei musicisti, la mia, certo, struttura, lì al teatro non ci stava tutto, per cui sarò da sola, ma comunque sarà un riassunto comunque di tutto il mio, cioè del mio repertorio, delle canzoni che penso che siano le più significative, dal Re Leone, Gente Come Noi, poi si va anche alla dance perché fa sempre parte della mia carriera, un riassunto di tutta la mia carriera. Sarà sicuramente bellissimo, e saprai indubbiamente emozionarci come fai sempre. Grazie. Sicuramente noi ci saremo, e ci saranno anche tanti altri amici di Radio Montorfano. L'appuntamento, ricordo, è il 1 giugno alle 21 ad Adro, presso il Teatro Mucchetti. Grazie mille a Ivana Spagna per essere stata con noi. Grazie a tutti. Grazie mille. L'appuntamento è con la prossima intervista. Ciao, ciao a tutti e buona estate. Grazie.